Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo appuntamento con le lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Nel corso di quest'unità sui soldi di rotazione abbiamo visto come possiamo generare tutta una serie di corpi solidi attraverso la rotazione di figure piane intorno a un asse. In particolare abbiamo visto come si possa generare una figura di nome cilindro dalla rotazione di un rettangolo intorno a una delle sue dimensioni. Oggi vedremo la seconda dei soli rotazioni principali, ovvero il cono, che come abbiamo visto un paio di lezioni fa si può generare facendo ruotare un triangolo rettangolo intorno a uno dei suoi cateti. Ed ecco qui il cono, rappresentato qui come figura solida e qui come sviluppo piano. Il cono appunto ha la forma di questo solido di rotazione e ha una sola base. Il cilindro, abbiamo visto, ha due basi di forma circolare, il cono ha un'unica base a forma di cerchio. Quindi intanto definiamo la prima grandezza fondamentale, che è il raggio di base R del nostro cono. Oltre a questo abbiamo l'altezza del cono, che è la distanza tra il centro del nostro cerchio di base e l'appunto, o meglio, il vertice del nostro cono, e rispetto al cilindro, che era completamente definito da queste due grandezze, ovvero raggio e altezza, abbiamo una grandezza in più, ovvero l'apotema. E non è difficile riconoscere già in questa figura, l'ho evidenziata anche qui con questo tratteggio arancione, il triangolo rettangolo da cui è stato generato il nostro cono, e quindi anche capire la relazione che intercorre tra il raggio di base, l'altezza del cono e l'apotema. E la relazione è proprio il teorema di Pitagora. E in particolare dovremo sempre ricordarci, tra poco, quando andremo a vedere le varie formule che riguardano sia l'area che il volume del cono, che ci sarà sempre un po' sullo sfondo e capiterà più volte di doverlo applicare, la relazione che lega queste tre grandezze fondamentali, ovvero apotema, altezza e raggio. E qui ho scritto nella forma di formula diretta di Pitagora, ovvero apotema, perché l'apotema equivale all'ipotenusa del nostro triangolo rettangolo, uguale a radice quadrata di altezza alla seconda più raggio alla seconda, dove altezza e raggio appunto corrispondono ai due cateti del triangolo rettangolo. Quando poi andiamo a fare lo sviluppo piano, che è diciamo l'esercizio fondamentale per capire poi come trovare l'area delle superfici del nostro cono, vediamo, così come nel caso del cilindro, che la base appunto è un cerchio di raggio R, un solo cerchio, nel caso del cilindro sono due cerchi, sono due basi, e uno poteva sperare, visto che quando apro un cilindro la superficie laterale viene un rettangolo, magari aprendo la superficie laterale di un cono viene fuori un triangolo. Non è così, viene invece fuori questa porzione di cerchio che noi già sappiamo chiamarsi settore circolare. Quindi, ricapitolando, la superficie di base di un cono è un cerchio, la superficie laterale di un cono è un settore circolare. E attenzione! Il raggio di questo settore circolare non sarà all'altezza del cono, ma sarà l'apotema. Ed eccoci alle prime formule, formule delle aree del cono. Allora, come per il cilindro, l'area di base è la formula dell'area del cerchio, quindi è pi greco per raggio alla seconda, quindi su questo non c'è bisogno di soffermarsi. Andiamo a vedere l'area laterale. Come mostrato nella lavagna precedente, la superficie laterale è un settore circolare. Allora, qui dobbiamo andare a ripescare le formule che abbiamo visto qualche mese fa riguardante le aree del cerchio e delle parti del cerchio, e ricordiamo che l'area di un settore circolare è data dalla lunghezza dell'arco di circonferenza per il raggio diviso 2. Allora, sta a noi quindi trasformare questa formula, che vale per il settore circolare, nel caso del nostro della superficie laterale del cono. Allora, intanto vediamo cos'è la lunghezza dell'arco. La lunghezza di questo arco,
usando un ragionamento analogo a quello che abbiamo fatto nel caso del cilindro, ovviamente corrisponde alla lunghezza della circonferenza di base, proprio perché quando vado a richiudere poi questa superficie per costruire il mio cono, tutti questi punti devono andare a sovrapporsi ai punti della circonferenza, quindi questo arco è lungo uguale a questa circonferenza, quindi al posto di L metterò 2 per pi greco per R, che è appunto la circonferenza di base del cono. Questo qui, che sarebbe il raggio settore circolare, come vi ho già detto, equivale all'apotema del nostro cono. Quindi a questo punto possiamo completare la nostra formula, ovvero l'area laterale è 2 volte pi greco per raggio per apotema diviso 2. Ora, io potrei lasciarla anche così perché magari è più intuitiva e uno si ricorda i vari pezzi che la compongono, ovvero la circonferenza, l'apotema diviso 2. Però al lato pratico moltiplicare per 2 e dividere per 2 è assolutamente inutile perché fa 1 e quindi con un piccolo sforzo di memoria possiamo ricordarci che la formula dell'area superficie laterale in realtà è solo pi greco per raggio per apotema. Mettiamo quindi questi due pezzi insieme, l'area della superficie totale uguale all'area laterale più area di base, differenza rispetto al cilindro dove era 2 volte l'area di base. Questa formula invece ricalca perfettamente la formula dell'area totale della piramide. E qui di nuovo mi preme ricordarvi che sì, è importante ricordarsi tutte queste formule delle aree, dei volumi, dei vari solidi che stiamo studiando, ma è importantissimo anche ricordarsi laddove queste formule vanno a ripetersi. Abbiamo già visto per esempio che questa è la stessa formula dell'area base cilindro perché è l'area del cerchio, e questa qui è la stessa formula dell'area totale della piramide. Vedremo, la piramide risbucherà fuori tra poco. Di fronte a queste formule dirette è chiaro che noi possiamo generare tutta una serie di formule inverse. Le principali, quelle che ci troveremo a usare più spesso, sono quelle che ci permette di trovare il raggio conoscendo l'area di base e l'apotema conoscendo l'area laterale. Quindi il raggio uguale a radice quadrata di area di base diviso pi greco, di nuovo prima area di base diviso pi greco, il risultato sotto radice quadrata, e qui invece se conosco l'area laterale e il raggio posso trovare l'apotema invertendo questa formula. Notate come in tutta questa lavagna non compare l'altezza del cono. Chiaramente vi può capitare un esercizio in cui vi dia, che so, il raggio e l'altezza del cono e vi chiede di trovare l'area della superficie di base totale laterale. È chiaro in questo caso che dovrete utilizzare il teorema di Pitagora per trovare l'apotema a partire dal raggio e dall'altezza. L'altezza non compare direttamente in queste formule. E vediamo ora subito un paio di esercizi di applicazione. Supponiamo di avere un cono con raggio di base 4 cm, apotema 5 cm. L'area di base è semplicemente pi greco per raggio alla seconda, 4 alla seconda, che fa 16, quindi l'area di base è 16 pi greco cm alla seconda. L'area laterale, uso la formula semplificata, ovvero pi greco per raggio, 4 cm, per apotema, 5 cm, 5 per 4 fa 20, e quindi l'area laterale è 20 pi greco centimetri quadrati. A questo punto sommo questi due termini, li posso sommare perché sono simili, perché hanno tutte e due pi greco. Se uno fosse con pi greco e l'altro senza, non li potrei sommare. Dovrei, in quel caso, sostituire al pi greco 3,14, fare i conti e a questo punto sommare i due pezzi insieme. 20 pi greco più 16 pi greco fa 36 pi greco centimetri quadrati. Eventualmente in questo esercizio magari vi vuole chiedere, sì, ma quanto vale l'altezza? E come ho detto prima, dovrò usare il teorema di Pitagora, in particolare la formula inversa, perché l'altezza è un cateto e l'apotema corrisponde all'ipotenusa, quindi a alla seconda meno r alla seconda, 5 alla seconda meno 4 alla seconda. E quelli di voi che ancora si ricordano un po' le terne pitagoriche si sono sicuramente evitati quest'ultimo passaggio, perché 5 e 4 la risposta non poteva che essere 3 cm. Vediamo un esempio di formula inversa. E supponiamo che vi siano dati l'area di base e l'area laterale, rispettivamente 100 pi greco centimetri quadrati e 120 pi greco centimetri quadrati. Applico prima la formula inversa per trovare il raggio,
100 pi greco diviso pi greco che fa 100, radici quadrate di 100 che fa 10. A questo punto uso questo numero all'interno della formula inversa dell'apotema. Notate che qui sono un po' costretto a seguire un certo schema, non potevo applicare direttamente la formula inversa per trovare l'apotema perché mi mancava il raggio. Quindi prima ho dovuto trovare il raggio, poi trovo l'apotema come area laterale diviso raggio per pi greco. Pi greco e pi greco si eliminano, 120 diviso 10 fa 12 centimetri. Ma veniamo al volume. Allora, come ho detto prima, se noi vogliamo trovare un parallelo tra il cono e uno dei poliedri che abbiamo studiato in precedenza, il paragone chiaramente cade sulla piramide. E allora, ricordandoci la formula del volume della piramide, ovvero area di base per altezza diviso 3, possiamo estendere questo risultato nel caso del cono e scrivere che il volume del cono è l'area di base, in questo caso l'ho scritta proprio come pi greco per r alla seconda, per altezza diviso 3. Le formule inverse per trovare l'area di base, ovvero 3 per volume diviso altezza, e altezza uguale 3 per volume diviso area di base. E se mi chiede il raggio, dovrò chiaramente agire su due passaggi. Il primo passaggio che mi permette di trovare l'area di base. A questo punto uso la formula inversa dell'area di base che ho visto due lavagne fa, ovvero raggio uguale radice quadrata di area di base diviso pi greco, e a questo punto trovo il raggio. Concludiamo con un paio di applicazioni di formula diretta e formula inversa. Di nuovo, supponiamo di avere un cono di cui mi siano dati raggio e attenzione l'apotema, quindi 8 mm, 17 mm, quindi il primo passaggio che dovrò fare sarà trovare l'altezza, formula inversa del Pitagora, di nuovo 17 alla seconda meno 8 alla seconda uguale a 15 mm, e di nuovo vi incoraggio a casa a verificare la correttezza dei miei calcoli. Comunque anche in questo caso si tratta di una delle terne pitagoriche. A questo punto utilizzo questo risultato insieme al valore del raggio per trovare il volume, e come vedete, e questa è più una dimenticanza mia che un vero stimolo per voi, non ho scritto il risultato, quindi magari in classe andiamo a vedere quanto è il risultato del volume. Formula inversa, per esempio, in un problema mi può dare il volume e l'altezza e chiedermi quanto è l'apotema. Ora è chiaro che in questo caso dovrò fare almeno tre passaggi. Primo passaggio è trovare l'area di base, perché ricordiamo la formula del volume è con l'area di base e con l'altezza. Ho l'altezza, trovo l'area di base, tre volte il volume diviso l'altezza e viene fuori 144 pi greco metri alla seconda. A questo punto uso questo risultato nella formula inversa, quindi formula inversa per trovare il raggio, radice 144 pi greco diviso pi greco fa 12 metri. A questo punto formula diretta per trovare l'apotema, ovvero radice di 12 alla seconda più 16 alla seconda e fa 20 metri. Quelli di voi un pochino più accorti avranno capito che di nuovo ho usato una terna pitagorica, questa volta non una terna pitagorica primitiva, ma semplicemente ho preso la terna 3, 4, 5 e ho moltiplicato tutti i termini per 4. Questi due esercizi che abbiamo visto prima non esauriscono assolutamente tutto il ventaglio di possibilità che noi possiamo avere in un esercizio sul cono, ma almeno vi mostrano alcuni primi esempi. Il nostro scopo sarà in classe approfondire, vedere anche dei problemi un pochino più complessi, e a quel punto muoverci verso l'ultimo capitolo di questa unità sui solidi di rotazione e vedere cosa succede se faccio ruotare una figura piana che non sia un rettangolo o un triangolo rettangolo, ma qualcos'altro, e quindi verranno fuori i cosiddetti solidi di rotazione composite. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.